Sì, purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di due guasti uno appresso all'altro. Devo dire che siamo stati tempestivi con i nostri operatori, che ringrazio proprio per la loro efficienza, però ci sono state delle oggettive difficoltà. Ringrazio anche la Protezione Civile, il COC, ma soprattutto la Guardia Forestale, il Corpo Forestale, per averci aiutato e supportato nel servizio in favore dei più piccoli, delle scuole, di quanti avevano diciamo necessità di non interrompere un servizio pubblico. Adesso è stato riattivato il servizio, bisogna avere la pazienza che gradualmente arrivi, perché non si può mettere in forte pressione la rete per evitare ulteriori guasti. Sindaco, ma c'è una progettualità per quanto riguarda appunto le condotte idriche? Sì, la progettualità c'è e passa da un ambito che non è quello del comune di Marsala, è quello del lato idrico. È un diciamo, ambito territoriale idrico che dovrebbe occuparsi di questo. I sindaci di tutta la provincia sono parte attiva di questo ambito e siamo nella fase proprio in cui si sta pianificando in tutta la Sicilia una serie di investimenti e purtroppo si è in ritardo, come in tutte le altre realtà dell'idrico, ma non soltanto a Marsala, in tutta la Sicilia. Però proprio lunedì ci sarà, è una novità che vi anticipo, ci sarà il Presidente del Consiglio la Meloni a Palermo, proprio per portare delle notizie dal punto di vista della programmazione comunitaria, che consentirà di investire parecchie risorse anche nel nostro territorio per superare queste crisi, che chiaramente non rispondono ad una responsabilità soggettiva di una mia amministrazione né di altre che ci sono state, ma c'è bisogno effettivamente di riorganizzare tutto il sistema.